Invito tutti ad accogliere con gioia quest'anno di grazia dedicato a San Giustino, perché incoraggiati dal suo esempio ed illuminati dalla sua testimonianza, esso ci sproni a vivere con coraggio la nostra fede, pur in mezzo alle difficoltà e alle sofferenze che ogni giorno accompagnano il cammino della vita. Con queste parole padre Gianfranco Todisco, vescovo della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, conclude il decreto di indizione dell'anno giustiniano, invitando la comunità diocesana a celebrare per un intero anno la memoria di San Giustino de Jacobis, missionario vincenziano, originario di San Fele, nel 150° anniversario della sua nascita al cielo, avvenuta il 31 luglio 1860 ad Ebo, piccolo villaggio dell'Eritrea. Giustino era nato il 9 ottobre 1800, settimo di 14 figli, e il giorno dopo fu battezzato nella chiesa parrocchiale e gli vengono imposti i nomi di Giustino Pasquale Sebastiano. Aveva 12 anni Giustino quando assieme alla sua famiglia si trasferì a Napoli, forse per motivi economici. Ai primi studi letterari ed umanistici Giustino affiancò un'intensa partecipazione alla vita spirituale e fu così che nel 1818 dal padre carmelitano Mariano Cacace, che ne intuì la vocazione, fu indirizzato verso la comunità dei missionari vincenziani. Giustino si ambientò immediatamente con notevole spirito di dedizione e intraprese la preparazione al sacerdozio che ultimò nella comunità di Oria, in provincia di Brindisi. Il 18 giugno 1824 fu ordinato sacerdote nella cattedrale di Brindisi. Nella stessa Puglia, tra il 1824 e il 1836, prima a Monopoli e poi a Lecce, il De Jacobis trascorse i suoi primi anni di sacerdozio. Nel 1836 fece ritorno a Napoli, mentre in città un'epidemia di colera uccideva fino a 200 persone al giorno. Pure in quella circostanza, Giustino ebbe modo di dimostrare il suo spirito di dedizione verso i tantissimi malati che assieme ai suoi confratelli curava personalmente. Gli anni successivi al colera non furono più facili per Giustino. Nell'ottobre 1837 morì il padre e nel giugno dell'anno successivo la madre. Fu proprio in quell'anno che il padre vincenziano Giuseppe Sapeto avviò una missione a Massawa nell'attuale Eritrea. Resosi conto del forte impegno che questa comportava, informò a più riprese Papa Gregorio XVI della necessità di rafforzarla. Fu così che il cardinale Filippo Fransoni, prefetto della congregazione romana De Propaganda Fide, dopo aver conosciuto casualmente a Napoli Giustino de Jacobis ed apprezzato le sue eccezionali virtù, propose al procuratore generale dei Vincenziani, padre Giambattista Etienne, di invitare Giustino ad accettare la missione in Etiopia. L'interessato, che aveva già in precedenza espresso il desiderio di partire in missioni estere, accettò l'invito. Il 24 maggio 1839 iniziò il viaggio verso l'Abissinia, sbarcando ad Adua, dove incontrò padre Giuseppe Sapeto, fondatore della missione. Durante i primi mesi, Giustino dedicò molto tempo all'apprendimento della lingua e alla conoscenza dei luoghi, superando la diffidenza che gli indigeni avevano nei suoi confronti. Nel suo diario annota:
Quegli uomini dai capelli crespi per nature d'arte ed armati di lance e dello scudo ricoperto del cuoio dell'ippopotamo che costeggino il Naib, l'Archicò, quegli avversi figlioli della montagna dello Shoah. Sono questi gli uomini medesimi ai quali bisogna chiedere, senza saperne il linguaggio, muli, cammelli, bovi per il trasporto delle persone e delle cose, pane, acqua, letto per riposarsi ed infine aiuto e protezione. Immaginate adesso due preti e un dottore, ossia una compagnia sprovveduta di tutti i mezzi, a farsi temere e rispettare da tali genti che in 15 giorni di viaggio, tra di lupi, tra feroci bestie e tra popoli selvaggi, non hanno a contare nessun caso avverso loro avvenuto che fosse di qualche considerazione, e vedrete se siano questi senza dubbio specialmente protetti dalla provvidenza. Di fronte a un campo di missione così vasto e per non far risaltare troppo il loro impegno agli occhi degli avversari religiosi, d'accordo con il padre Sapeto decisero di dividersi. A Giustino toccò la regione del Tigre e si insediò ad Adua. Il padre Sapeto andò nello Schioah. All'altro missionario vincenziano, padre Montuori, tocca la regione di Gondar. Giustino non si risparmia nella sua azione missionaria. Così egli descrive nel suo diario una giornata di evangelizzazione in un villaggio. Colgono con festa e cordialità e ci fanno sedere per terra sopra una pelle di vacca con le gambe incrociate all'orientale. Così seduti in mezzo a loro, facciamo l'istruzione, l'esortazione, la predica. Dopo la predica si recita il rosario con le altre preghiere alle quali segue la cena, che per la presenza del missionario è un festino. La conversazione termina con l'ultima preghiera della sera. Nel 1840 Lubier, il RAS di quella regione, propose al missionario Sanfelese di guidare la delegazione che avrebbe dovuto recarsi dal patriarca di Alessandria d'Egitto, a cui doveva essere chiesta la nomina di un vescovo per la chiesa copta, che non è mai stata unita a Roma e la cui dottrina monofisita non ammette in Cristo una natura umana insieme a quella divina. Giustino accettò l'offerta del RAS, ma la subordinò all'autorizzazione a guidare la delegazione fino a Roma per salutare e conoscere il Papa Gregorio XVI e poi in Terra Santa. Questa condizione fu accettata e nel gennaio del 1841 la delegazione partì alla volta di Alessandria. Giunti dal patriarca, questi nominò vescovo copto Abba Andreas, che in futuro si rivelò l'avversario più costante dei cattolici e di Giustino. La delegazione proseguì quindi per Roma, dove il Papa fu molto cordiale nei confronti dell'intera delegazione. Al ritorno in Abissinia, Giustino riuscì a condurre con sé due confratelli italiani, padre Lorenzo Biancheri e il fratello coadiutore Giuseppe Abbatini. Altri risultati della missione giunsero più avanti con la conversione al cattolicesimo del monaco etiopico Gebre Michael e via via quelli di altri indigeni. Dopo Adua, Giustino e il suo folto seguito di indigeni fondarono altri centri missionari a Gondar, Entichò, Guala, Alitiena, Alai, Ebo, Keren. A Guala, in particolare, Giustino fondò il seminario Collegio dell'Immacolata per la formazione del clero indigeno, perché, come egli stesso scriveva, un prete dell'Abissinia, profondamente cattolico e sufficientemente istruito, grazie alla sua perfetta conoscenza della lingua, degli usi e dei pregiudizi dei suoi connazionali, conoscenza che difficilmente potrà avere un europeo,
lavora con un successo notevolmente superiore a quello di un europeo. Il nuovo vescovo copto Abba Andreas rese difficile la vita al missionario lucano. Prima di insediarsi ad Adua, il vescovo si incontrò nuovamente con il Rasubie, chiedendogli di espellere dal paese i missionari cattolici. La richiesta non fu accolta, ma la persecuzione verso l'attività dei missionari cattolici era comunque già iniziata. A Roma, intanto, per rafforzare la missione, fu deciso di costituire un vicariato indipendente nelle zone del sud dell'Etiopia e ne fu incaricato il vescovo cappuccino Fra Guglielmo Massaia, che giunse da Giustino de Jacobis agli inizi del 1847. Purtroppo, l'arrivo del cappuccino in Abissinia creò subito un disagio all'intera missione. Infatti, una lettera a lui indirizzata dal suo superiore generale e portante la dicitura ad Abuna Massaia, vescovo di Abissinia, fu recapitata nelle mani del vescovo copto Andreas, che, scoperta la presenza di un vescovo cattolico sul suo territorio, scomunicò addirittura il Rasubie. Quest'ultimo, temendo il definitivo tramonto, espulse Giustino dei territori di sua competenza. Il missionario, non avendo altre scelte, agli inizi di ottobre 1848 si allontanò con Monsignor Massaia verso la città di Massawa. Monsignor Massaia, nella sua missione in Abissinia, aveva comunque il compito di ordinare vescovo Giustino de Jacobis, come a Roma era stato stabilito, per potergli affidare con piena responsabilità i territori del nord dell'Etiopia. Dopo molta insistenza, data la sua non completa convinzione, la sera dell'8 maggio 1849, Giustino de Jacobis, in un'atmosfera di segretezza, venne ordinato vescovo. I primi mesi di attività con questa nuova responsabilità non furono particolarmente felici. Nel febbraio del 1850 venne anche imprigionato per un breve periodo il monaco Gebre Michael, che, tornato in libertà, fu ordinato sacerdote proprio da Monsignor de Jacobis. Nel frattempo, però, gli scenari politici della nazione subirono una imprevista evoluzione che portò al potere il Ras Kassà, che, imponendosi ad Ubie, raggiunse il pieno potere nel febbraio del 1854. Alla volontà del nuovo Ras si allineò rapidamente il vescovo copto Andres, che preferiva farsi chiamare Abuna Salama, ossia Padre Pacifico, che, in cambio della sua forza religiosa, avrebbe ottenuto appoggio e protezione. Proprio in quest'ottica si inserisce l'editto pronunciato dal Ras nel luglio del 1854, secondo il quale tutto il popolo avrebbe dovuto aderire alla fede scismatica. In altri termini, i missionari avrebbero dovuto immediatamente lasciare l'Abissinia. I missionari ignorarono l'imposizione del Ras e del vescovo copto e furono arrestati. L'Abuna Jacob, così il vescovo Giustino veniva chiamato familiarmente dalla gente, trascorse 4 mesi in una cella piccolissima e miglior trattamento non ebbero gli altri 2 suoi confratelli. L'odio e la crudeltà con cui venivano trattati i missionari creò però un forte senso di malumore da parte della popolazione. E fu così che nel novembre del 1854 Giustino fu scarcerato. In prigione restò invece padre Gebre Michael, che a causa delle torture subite si spense in cella il 13 luglio 1855. La Chiesa, il 30 settembre 1926, lo ascriverà nell'albo dei Beati. Dopo la morte del suo confratello, Giustino tornò a Gondar e lì si prodigò tra l'altro nell'assistenza ai malati di colera, scoppiato nel 1858.
In quest'occasione Giustino diede veramente il massimo di sé, facendo tesoro dell'esperienza acquisita nell'analoga occasione del 1836 a Napoli. Nel frattempo il nipote del deposto Rassoubier, di nome Négusier, provò a contrastare il Ras Cassà. Purtroppo però i suoi tentativi furono subito annientati e Giustino tornò in carcere per altri 22 giorni con l'accusa di favoreggiamento nei confronti dei francesi che avevano appoggiato l'azione di Négusier. Questo ulteriore episodio negativo segnò ulteriormente la già precaria condizione di salute di Giustino, che però continuava a meditare su come poteva essere potenziata la missione. Il 19 luglio 1860, Giustino, dopo la celebrazione della Santa Messa a Massawa, cominciò a sentirsi molto male. Nei giorni seguenti si incamminò verso l'altopiano di Alai, una zona molto più salubre di quella dove abitualmente risiedeva. Ma prima di giungervi, nel pomeriggio del 31 luglio, nella valle di Alghedien, lungo il sentiero che da Massawa porta all'altopiano, intorno alle ore 15 si spense. Le sue ultime parole furono di raccomandazione e di affetto verso i suoi discepoli. Figli miei, tutti voi avrete parte del mio affetto. Voglio benedirvi. Non piangete, non piangete. Non abbiate timore, perché se vi conformerete alle raccomandazioni che vi ho fatto, nessuna cosa potrà nuocere. Trasmettete questi avvisi a quelli che sono ad Ebo, a Litiena, a Lai, Moncurno. Che tutti si ricordino di me nella preghiera. La notizia della morte dell'Abuna Jacob si propagò velocemente in tutto l'altopiano dell'Abissinia. Il missionario lucano sarebbe rimasto per sempre con loro ad Ebo, dove alla sua tomba, ancora oggi, c'è un costante pellegrinaggio. Dal 1904 al 1913 la Chiesa di Roma celebrò i processi canonici a Napoli, a Lecce e in Etiopia. Il 25 luglio 1935 ci fu il decreto del Papa sull'eroicità delle virtù e infine il 25 luglio 1939 la beatificazione. Il 26 ottobre dell'anno santo 1975 Papa Paolo VI proclamò Santo Giustino de Jacobis in una indimenticabile celebrazione sul sagrato della Basilica di San Pietro, affollato di tanti fedeli provenienti dall'Abissinia, ma anche dalla natia San Fede. Nel corso dell'omelia della canonizzazione, Paolo VI invitò tutti ad invocarlo. Ricordando poi l'anticipatrice visione ecumenica di Giustino, il pontefice affermò: noi dunque dobbiamo invocarlo perché egli continui a diffondere la sua luce, ad inculcare il suo esempio, a trasmettere la sua eredità spirituale ai confratelli vincenziani ed a tutti i missionari. Egli volle accostare i fratelli separati, i copti etiopi e anche i fedeli musulmani. Eppur se questo gli procurò gravi ostilità e incomprensioni, egli intese dare incremento ai valori cristiani ivi esistenti, mirando all'unità e alla integrità della fede. Auguriamoci che la celebrazione in suo onore durante l'anno a lui dedicato
in occasione del 150° anniversario della sua nascita al cielo, serva a riparare in parte al torto, più nostro che suo, di essere poco conosciuto, perché San Giustino non solo venga meglio conosciuto, ma soprattutto amato e imitato nel desiderio di spendere la nostra vita al servizio del Vangelo. Yeah.